Buongiorno agli amici del segno dei pesci, pesci segni solare. Vi ritrovo oggi per la vostra previsione per l'anno 2023. Cari amici, non dimenticate che è una lettura generale, quindi non parlerà a tutti i pesci del mondo. Se avete bisogno di una lettura personale per l'anno 2023, anche al trimestre, al semestre, mi contattate. Qua prendete che quello che risuona con voi. Probabilmente qua devono esserci dei messaggi che arrivano su una situazione che è già in corso per darvi giustamente qualche indicazione, un avvertimento, una prevenzione, insomma, per l'anno a venire. Quindi fate veramente attenzione, ma siate anche veramente indulgenti perché queste letture non possono parlare a tutti. Ok, quindi facciamo il tabellone dei 12 mesi, quello che potete anche fare è che durante tutto l'anno 2023, durante le generali che vi faccio, ritornate su questa video per vedere se le energie sono cambiate, se i messaggi sono cambiati, perché voi sapete che nulla è statico, ma tutto è mutabile, siamo energia. Quindi potrà esserci una variazione. Ok, allora ci siamo quasi e vediamo i primi indizi, i primi messaggi che devono arrivare a qualcuno per questo 2023 e cominciamo con il mese di gennaio. Ciò, l'esperienza della vita, insomma, dell'esistenza, con il mondo, l'intuizione e la cicogna. Carissimi amici, qualunque cosa avete vissuto, sappiate che sono tutte esperienze che devono farvi imparare a crescere, a maturare. Qua c'è un ciclo che si chiude per un nuovo ciclo. Siete delle persone intuitive, quindi durante questo mese di gennaio, per aprire l'anno, siate aperti ad accogliere un nuovo amore, un nuovo lavoro, delle buone notizie, una gravidanza, una nascita. Qua c'è la riuscita di un qualcosa. Però ascoltate sempre il vostro cuore, quella piccola vocina che vi dà sempre le risposte che aspettate. Tutto quello che vivete, che sia buono, che sia male, sono lezioni di vita. Il mese di febbraio, cioè la creatività con l'imperatrice. Sì, carissimi amici, qua probabilmente c'è veramente nozione di vivere un grande amore comunque, si taglia corto con un qualcosa in casa di negativo per accogliere anche proprio una nascita. Qua può essere anche il fatto di tagliare corto con la vita, anche se siete sposati, ma insomma che potevate fare quello che volevate perché qua c'è l'arrivo di qualche bambino. Quindi ecco, si taglia con quella vita, insomma, da spensierati e prendere comunque le responsabilità di genitori. Per qualcuno, ancora una volta, mi si parla di nuove emozioni, di nuovi amori. Può essere anche un po' di immaturità di fronte a questo progetto di diventare genitori, ma qualcuno ci sarà confrontato e dovrete tagliare corto con le paure, dovete essere nell'accoglienza. Per qualcun altro può essere anche un progetto di cuore comunque, un progetto legato ai bambini, magari venire in aiuto ai bambini, lavorare con i bambini. Per questo però c'è un qualcosa da tagliare. Dovete veramente, come dire, per andare verso la raccolta, la più abbondante, dovete mettere fine a un qualcosa qua. Dovete tagliare corto con un qualcosa. Probabilmente avete un progetto di cuore che volete realizzare da casa vostra, da domicilio, e forse ecco, dovete staccare con un altro lavoro. Qua c'è un progetto comunque legato ai bambini. Il mese di marzo. Abbiamo la carta del sogno con queste nuove idee. Allora, potete essere voi l'uomo qua. Allora, se siete una donna, un uomo molto vicino a voi, comunque un uomo chiamate. Allora, qua è possibile che sogniate un qualcosa di nuovo, forse in una relazione, ma allo stesso tempo vi sentite colpevole. Che ne so? Allora, noi abbiamo visto che fino ai primi 2 mesi dell'anno mi si parla comunque tanto di bambini. È possibile che voi siate una donna che volete per forza diventare mamma, che forse il compagno non è ancora d'accordo perché non è pronto, però ecco, questo sogno si avvera per voi e vi sentite poi in colpa perché ecco, lui non è pronto, ma però comunque è successo, diciamo così, no? Se poi siete un uomo, c'è comunque qui un qualcosa che mi dice che c'è una novità che è desiderata, è un sogno.
però vi sentite in colpa, quindi probabilmente la persona che sta con voi non era d'accordo per questo progetto, non per il momento, e gli viene un po' messo così sotto al naso. Questo è quello che sento, quindi poi vedete. Non possiamo approfondire perché veramente sono indizi e approfondiremo il mese di marzo. E il mese di aprile. Abbiamo il divertimento con l'amore, la benedizione, la stabilità, la riuscita veramente totale. Qua non c'è nulla da aggiungere, c'è tanto divertimento, ci si sente bene, amati, c'è proprio anche qualcuno che veglia su di voi. Qua ci sono veramente delle coppie o anche dei progetti che sono già, come dire, hanno già radici da un po' di tempo ed è una grande benedizione perché tutto va liscio. Bello. Il mese di maggio. Allora, qua mi si dice che c'è qualcosa che desiderate totalmente, interamente. Probabilmente ancora una volta mi si parla di progetti in gestazione legato ai bambini, quindi nascita e gravidanza. Ci sono anche progetti probabilmente per, come dire, ricevere un po' di soldini in più, quindi progetti di un lavoro, ecco, qualcosa che vi darà un po' di più. Qua c'è il fatto di volere qualcosa interamente, non a metà. Per qualcuno può essere anche ricevere una grande somma di denarie che non vi vengono un po' da lontani, bisognerà forse fare anche un viaggio per andare a cercare questi soldi. Per qualcun altro invece è proprio il fatto di voler realizzare questo desiderio, qualunque esso sia, che magari fate un viaggio, vi costerà un po' caro, però ecco, siete in totale accordo con voi stessi perché è quello che volete ed è quello che cercate. Quindi c'è veramente una condivisione di momenti molto, molto, molto agreabili per qualcuno. Qua c'è veramente il desiderio di diventare papà o mamma, eh? Vediamo il mese di giugno. L'abbondanza, gli amorosi, ok, carissimi amici. Qua ci sono delle coppie che sono delle coppie veramente, cioè, potete avere dei gemelli di fronte a voi. Comunque qua c'è molta corrispondenza, probabilmente io direi o con amici o veramente sentimentalmente qua, perché la carta degli amorosi mi parla di innamorarsi. Mi parla di relazione intima comunque, per qualcuno mi parla di triangolare, ma visto le carte che ho vicino, per me ci sono delle relazioni molto intense qua, si scambia molto, magari si parla proprio di progetti per questa abbondanza di creazione di familiare, di una casa, che ne so, di unirsi. E con la carta della bara, ecco, è proprio una relazione, insomma, che parte su un qualcosa di nuovo, eh. Qua c'è la fine di un ciclo per un nuovo ciclo. C'è tanta corrispondenza con l'altra persona. Io penso che sia davvero sentimentale e relazioni molto forti, abbondanti. Il mese di luglio, il silenzio, la carta della luna, che è la vostra luna, carissimi amici, ce l'avete pure due volte. Più la carta della stella, oh porca miseria. Io se vi prendo queste tre carte qua c'è tanta sofferenza. Ci sono tante cose nascoste, tante bugie. C'è tanta gelosia, tanta difficoltà. Qua è tutto nero, carissimi amici. Però all'inizio del mese c'è una speranza. Potete avere anche un acquario di fronte a voi. All'inizio mese c'è una speranza. C'è fede. Per realizzare un qualcosa, però più il mese avanza, più ci vedete nero e più soffrite. Allora è possibile che un qualcosa qua che voi desiderate, guardando comunque la speranza, pian pianino vi accorgete che questa speranza si spegne. È per me relazionale. Mi fermo. Agosto, te pareva? C'ho la torre con il mago, ok. Allora, carissimi amici, qua vedete c'è veramente in seguito a queste sofferenze qua qualcosa che vi sconvolge la vita. Però io se vedo le carte qua, questo sconvolgimento probabilmente anche se farà un po' male, che vi isolerà un pochettino, è veramente una grande fortuna per voi perché potete ricostruirvi la vita come voi volete. Qua probabilmente vivete in una situazione, in una relazione che vi fa comunque male
E anche se sperate che qualcosa possa cambiare, nulla cambia. Quindi diciamo che a volte è un male per un bene, questo è quello che mi sento di dire. Qua ci sarà un cambiamento veramente brutale nella vostra vita, ma sarà benefico per voi. Quindi vedete, se sapete già di cosa si parla o comunque essendo prevenzione, preparatevi, sappiate che è per il vostro miglior essere. Mese di settembre. Restate aggiornati, trovate sempre i compromessi per affrontare qualunque tipo di difficoltà, non portatevi nessuna pesantezza sulla vostra schiena, vedeteci chiaro, guardate lontano e restate aggiornati. Negoziate, conciliate per affrontare delle difficoltà. Adesso io non so in cosa siano queste difficoltà, perché ancora una volta vi ripeto, sono letture generali e solo per vedere i messaggi che arrivano. Però ecco, servono per aiutarvi. Sappiate sempre conciliare, negoziare per poter trovare quel compromesso che vi aiuta a sorpassare queste difficoltà. Se sono difficili a trovare questi compromessi, cercate di aggiornarvi proprio per trovare la soluzione. Il mese di ottobre. Abbiamo la carta del diavolo con il valletto testa in giù. Ok, la parola. Ok, allora qua ci sono dei progetti che sono annullati, carissimi amici. Qua bisognerà fare delle scelte e discuterne perché probabilmente c'è un qualcosa che vi condiziona. Possono essere delle problematiche economiche, qua problemi legati insomma alle finanze, ma può essere anche semplicemente delle addizioni che avete voi. Quindi qualcuno dovrà prendere la scelta di uscire da queste addizioni perché cominciano a essere un po' carucce, parlandone, quindi facendosi aiutare, fare la scelta di liberarsi, di parlare per farsi aiutare, per non andare sempre più insomma nel rosso, forse con la banca. Io qua quello che sento veramente è che c'è qualcuno che è condizionato da qualche addizione, fumo, alcol, droghe, cose così, no? Quindi gioco. E quindi avete bisogno veramente, perché state perdendo tanti soldi, insomma, che non riuscite più a farcela, che avete bisogno di fare la scelta di prendere questa parola, quindi queste terapie di parole per poter riuscire da queste addizioni. Se poi vogliamo parlare di tutt'altro, anche qua, carissimi amici, c'è un qualcosa che comunque vi condiziona. Il diavolo è il tentatore, insomma, molto negativo. Un diavolo, potete avere un capricorno di fronte a voi, comunque un segno di terra, capricorno, toro, vergine, qualcosa così. Ma vedete, c'è qualcosa che è molto negativo qua e dovete liberarvene facendo la scelta di parlare, insomma. C'è una scelta da prendere. Qua è veramente un avvertimento, direi. Se non volete, insomma, che la cosa si complichi ancora di più, fate la scelta, c'è una scelta da fare, fate la scelta della parola, quindi di parlare, di liberarvi. Il mese di novembre abbiamo la lotta con l'asso, ok? Allora qua si può adattare a tutti i tipi di relazione, di situazione, sia lavorativa che sia sentimentale e relazionale. C'è un qualcuno che si batte, che ha bisogno di essere molto forte, o per un posto al lavoro, insomma al lavoro, o proprio in amore. Perché dovete lottare? Non lo so, ma probabilmente c'è un qualcosa che non va, quello che vi richiede di avere questa forza di quest'orso veramente per poter risolvere la problematica o lavorativa o sentimentale e relazionale. Per qualcuno probabilmente dovete lottare facendo un lavoro su voi stessi, però forse vi mancano le finanze legate al mese prima ed è in relazione forse per ritrovare un qualcuno, magari qualcuno che vive a distanza o qualcuno che non vedete da tanto tempo. È tutta una lotta continua perché vi mancano i soldi per poter raggiungere questa persona, ma c'ho anche un messaggio qui un po' in più a parte. Se per esempio avete dei figli da un matrimonio, insomma, che è finito, probabilmente state lottando, ci state mettendo dei soldi, state lavorando tanto per cercare di ritrovare questi bambini, di rivederli e quindi avete bisogno ancora di lottare. E beh, se è così, carissimi amici, non mollate. A dicembre abbiamo il fatto che dovete veramente staccare la spina. Qua mi si parla di una donna, se siete un uomo, una donna, la donna accanto a voi, una donna comunque per voi, ci sono delle riflessioni, probabilmente c'è un viaggio. Qua c'è il fatto anche di dirsi, di farsi fiducia. C'è un qualcosa che non è chiaro per voi qua, nei confronti di una donna, o se siete voi la donna, probabilmente legate a un viaggio che volete fare.
o semplicemente avete bisogno di analizzare questa situazione, questa relazione guardando dall'alto. Però c'è molta indecisione e anche qui ci sono dei compromessi da trovare. Veramente cercare di negoziare un qualcosa per poter essere. La carta del lascer prise è lasciare staccare la spina, insomma, quando una spina si stacca è che si ha fiducia in sé. Abbiate fiducia in voi, carissimi amici pesci, soprattutto che voi avete un'intuizione molto, molto forte. Dietro dei mazzi, vedete, c'è una situazione che è arrivata a maturità. C'era qualcuno che non è sincero, quindi ecco perché più volte mi si dice che c'è sofferenza e che bisogna tagliare con un qualcosa. Qua mi si parla di celibato, o semplicemente mi si parla di ritrovare un'autonomia, di riuscire comunque professionalmente, di avere delle ricompense, di essere un po' più nell'abbondanza, sentirsi un po' più in sicurezza. C'è un po' di tutto e per tutti. Ancora vedete qua bambini, carissimi amici, c'è anche la legge dietro. Quindi vedete, c'è veramente anche questa nozione di volere, veramente è un progetto con dei bambini, avere un figlio, un progetto con i vostri figli o comunque venire in aiuto ai bambini. C'è la leggerezza qua, c'è il fatto anche di restare attaccati ad un passato di quando eravate voi giovani, voi bambini. E dietro questa è la vostra carta, vi parla di abbondanza, di indipendenza, di autonomia. Quindi queste sono le prime tendenze per il 2023. Prendete quello che avete da prendere, io vi auguro sempre il meglio. Ciao carissimi amici!